Auguri. Certamente. E sentiamoci. Shastlivo. Shastliva. Ciao. Capisco perfettamente il capitano. Questi sono dei bastardi, dei banditi tripla A semplicemente. Gente che è bene non rimanga in giro troppo a lungo. Chissà se avremo modo di avere comunque un biglietto per San Diego, ma senza piegarci a questi piechi mezzi. Come no? Conosco i vostri lavori puliti. Avete già fatto un bel casino lasciandoli scappare. Insomma, passi per il capitano. Gli stiamo col fiato sul collo. Ma dov'è il suo secondo? E gli altri? Li cerchiamo! Ah, li cercate. È da quasi un anno che li state cercando. E ora il capitano è la nostra unica possibilità, capisci? È chiaro che non posso fidarmi di voi. Ecco perché quindi non ci hanno messo... straniero ti fidi, eh? È americano. E allora? Io non lo conosco, non lo conosci neanche tu. Si fida più di noi che di loro. È sopravvissuto a Mosca, è sopravvissuto ed è arrivato fin qui. Beh, se lo dici tu. Certo che lo dico io e la chiudiamo qui. Ok. Che c'è a guardia del passaggio per la palude in alto? Un appostamento con due uomini. Bene, digli che è in arrivo il nostro ospite e che gli diano assistenza se necessario, e dillo anche a tutti gli altri. Ricevuto. Pensiamo a dove scovarlo. Dove è stato visto il capitano l'ultima volta? Ovunque. Scegli ovunque. Ovunque. E se fosse qui, sotto il nostro naso? La piscina? Perché tossisco sempre, maledizione, l'olfiatone? Ha smesso da un bel po' di usare quel posto. Capisco. Aragosta, giustamente. Quelli sono terribili. Troppi scorpi, non ci andrebbe mai. Ne sei sicuro? Magari qui? La nuova banda di cui ti parlavo, cacciatori di scorpi. Già. E il cimitero delle auto? Adesso c'è una lato lì. Giusto, nemmeno il capitano l'affronterebbe. La caserma dei pompieri? Anche quella piena di cacciatori di scorpi. Più punti con banditi, quindi. E un sacco di mutanti. Noi ci sono stati indicati un paio di punti di interesse e quello che dovrebbe essere il nascondiglio. Tom dice che il vecchio capitano è l'unico a sapere dove tengono le barre di combustibile nucleare, perciò devo trovarlo, ma spero che vorrà parlarmi dopo che gli avrò comunicato l'offerta di Tom. Esatto, perché io onestamente non vorrei davvero affiancarmi a questi signori. Cioè, mi fa felice che loro abbiano molta fiducia in me. Era lei che tossiva o io semplicemente col fiatone? Ma... beh, non voglio affiancarmi a simili canaglie, fondamentalmente. Qui già abbiamo preso il prendibile e nient'altro. Ah, ok, non ero io a tossire, quantomeno, meno male. Ehi là, zio Sam! Zio Sam, ovviamente. Ti stanno aspettando al poligono. Ordini del capo! È okay. Da quella parte, oltre il ponte. Volete darmi delle armi, giusto? Grazie. Battelli. Gru per caricare i container. Sono abbastanza organizzati, ciao, devo dire. Americano. E là. Ok, ci siamo quasi. È il momento della verità. Qui torre di controllo, mi ricevete? Nah, qualcosa non va. La radio è fusa. Merda, sapevo di aver dimenticato qualcosa. Vediamo se ora funziona. Si parte! Ehi, funziona davvero! No. Su, andiamo. È chiuso.
Sono senza risposta. No, ma perché? Perché è chiuso e basta. Capisco, ma perché è chiuso? È chiuso per una sessione speciale. Ma che diavolo, devo solo calibrare la mia arma. Qui sono in tanti. Sì, sì, adesso ci vado. Devi aspettare. Guarda, stavo guardando di un attimo. Quanti eravate? Sì, ti farei entrare, ma ho degli ordini. Va bene. Ah, ecco il nostro ospite. Entra pure. Gentilissimi. Spassibo. Ehi, perché l'hai fatto perché passare? Sono gli ordini. Aspetta. Ah, ti stavo aspettando. Io sono Danila, l'armaiolo di Tom. Il capo ti vuole equipaggiato al più presto. Perciò taglierò corto. Cominciamo col rilevatore universale. Le rovine sono piene di mine, quindi portalo sempre con te. Mine. Può anche individuare parti di ricambio, armi, risorse, un bel po' di roba, insomma. Ottimo! Esatto. Ora il tuo nuovo fucile. Cioè, rileva il metallo. Ha un'aria familiare, anche se diverso. È un prodotto locale, ottimizzato per le nostre munizioni incendiarie e speciali. Incendiarie? Puoi usare normali pallottole, ma non i caricatori standard. Qualcuno potrebbe rovinare il suo vecchio fucile con queste bellezze. Grazie, lo tratterò molto bene. Ah, buono a sapersi. Direi che ora sei pronto. Puoi provare l'arma qui. Il mio assistente ha un paio di caricatori. Ok. E questo beep è il fatto che io senta che ci siano cose ecco per me. Ecco le munizioni, auguri. Grazie. Allora, munizioni incendiarie. Medikit 3, non sono granché, filtri non ne abbiamo quasi nessuno, ma fargliele adesso sembrerebbe uno spreco. Non ci sono possibilità di cambiamenti. E qui abbiamo il rilevatore universale o il parabraccio. È una cosa in più, quindi... È in grado di localizzare a distanza di sicurezza mine, trappole e altri pericoli. Fornisce indicazioni accurate per muoversi al meglio. Può anche individuare altri oggetti come armi e potenziamenti esclusivi. Ok. Qualche bombetta extra? No, eh. Devo sparare verso il nulla. Sì, ho visto che spara. Non mi pare che ci sia nulla a cui io debba sparare, ma... Bene, ho capito come funziona, grazie. Posso tenere le munizioni? Ho sprecato tre munizioni inutilmente, allora, ok. Ti sei equipaggiato? Hai le armi e tutto il resto? Sì, tutto a posto. Ottimo, buona fortuna allora. Beh, le armi. Scusate, eh. Non vorrei essermi perso un pezzo. Io ho solo quest'arma adesso, no? Esatto, non ho più il... fucile a pompa. Solo che ho comunque spazio per altre armi, a quanto pare. Questa è come una piccola arma speciale che hanno voluto regalarmi. E ho solo un colpo incendiario. Dovrei farmene altri adesso, forse. Facciamoci un 10 colpi incendiari. Non potrei neanche volendo. A meno di smontare... No. A 3 arriveremo a 23. Non ci basta. No, direi che stiamo a posto così. Almeno ne abbiamo 6. Quindi a colpo singolo potremmo fare qualcosa. Guarda quanti sono.
pericolosissimo. Il beep molto interessante, ma non. C'è stata una specie di ammutinamento di recente. Sì, ma il tizio che comanda adesso è un tipo a posto. Ne dubito. Uno che frega qualcuno può fregare chiunque altro. La vedo in confronto alla seconda offerta. I banditi si prendono tutto e ti ammazzano pure. Generosità per loro vuol dire ucciderti in fretta. Il gatto, invece, dopo aver preso la sua parte, si accerta anche che il compratore finale ci tratti bene. Sì, non è del tutto idiota, ovviamente. Quindi adesso che si fa? Quindi ha un minimo di fiducia dal parte dei suoi. Ora aspettiamo che l'uomo del gatto venga a controllare il carico. Bene, me ne occupo io. È proprio una cittadina. Guarda, è quell'americano. Sì, ragazzi, non sono un fenomeno da baraccone. Ma di che stai parlando? Ah. Là, e ci sta guardando. No, no, non più. Così, quindi alla fine ti ha fatto passare. Non prima di aver messo a dura prova la mia pazienza, direi. Almeno adesso sei libero come l'aria. E non ho una scorta. Libero? Mi sento 10 anni più vecchio. Beh, li dimostri tutti. Salve, ospite americano, come va la vita? Dicono che hai visto il capitano. Come sta? Non rispondere. So che è dura per lui. Tu sei dalla sua parte. Se lo rivedi, digli che non abbiamo scordato niente di quello che ha fatto per noi. E siamo pronti a seguirlo dappertutto. Quando quindi il gatto ci diceva che chi non avrebbe voluto seguirlo l'avrebbe lasciato qua, eccetera. Benissimo, ma... Però sì, manca decisamente qualcosa. Qualche sospetto? Sì, un balordo faccia d'angelo. Appena siamo andati da lui è scappato e si è chiuso nella sua cabina. Stanno cercando di farlo uscire. Ah, lo conosco. Ho sempre pensato che fosse sospetto. Vado a dare un'occhiata. Noi continuiamo qui. Dico, quindi noi avremmo comunque una base di partenza per rovesciare il controllo del gatto e passarlo al capitano. Sempre che poi questo capitano sia davvero la figura migliore tra i due. Dobbiamo verificarlo. So che stai cercando di provocarmi, ma ormai non mi faccio più problemi, perciò parlerò chiaro. Non mi piacciono né Tom né la sua fissa per gli affari, ma non è questo che mi disturba. È il modo in cui ha preso il comando, come si è sbarazzato del capitano e dei suoi uomini. E poi Klim e i suoi sgherri, li odio. Il capitano aveva ragione, le testate nucleari non vanno usate. E meno male che il sottomarino è a secco. Ok, ce ne sono parecchi, quindi. Ora puoi correre da Klim e farmi portare nella sua camera delle torture. Ecco, l'ho detto. Ora sparisci. Non c'è bisogno che urli così. Non andrò a riferire un bel niente. Ci sono svariati dissidenti. Sì, dillo agli altri che sono già stati portati via. E il dissenso ti porta a tortura e prigionia. Ok, questo ci sta confermando che il gatto. Perfetto, non vedranno l'ora. È meglio toglierlo d'impiccio. Ciao di nuovo, americano. Quella barca. Beh, insomma, mi avete picchiato a sangue, ma. Ottimo. Il capo ci ha detto di procurarti una bella barca, ed eccola qua. Beh, niente male. E si manovra anche bene. Basta mettersi al timone e usare il comando del motore come se fosse la leva del cambio di un'auto. Quella lì, ok. Abbiamo anche una bussola. Già, non lasciarla incustodita però. C'è alcol puro dentro. Ok. Occhio alla forza d'inerzia. A piena velocità ci metterà un po' a fermarsi, anche se innesti la retromarcia. E ti prego, riportala indietro tutta intera. Certo. Già, ha un grande valore sentimentale per lui. Sì, puoi dirlo forte. Ci ha fatto cose orribili sicuramente. Beh, sopra. È tutta tua. Grazie. Buona fortuna e vento in poppa. Torno subito. Ci vediamo. Un secondo solo, giusto per capire se c'era... Oh, cavolo. Ancora non ci credo che c'è un altro americano qua. Scusa, è che nessuno si aspettava di vedere un altro americano oltre a Tom. Siamo in tre. Beh, come sta andando? Qualche progresso? Ah, è quello chiuso dentro? No, niente. Quel bastardo ha messo un buon lucchetto. Non importa, presto lo prenderemo.
Ma io non ho rubato niente! Poveraccio. Già, come no? Bella storiella! Raccontamene un'altra! Oddio, poveraccio, non so la storia, però. Vediamo, mi godo la scena. Prendi popcorn, vedrai che spettacolo quando apriremo questa porta. Immagino che ci vorrà un po'. Arrivo. Bussola con alcol puro per i momenti di vera depressione. È piuttosto veloce e non posso utilizzare armi da qua. Va bene. Quella in basso a destra è la bussola. E quelle sono le aragoste, immagino. Quella era una mina. Ci è mancato poco. Stupida bestia. Ehi là. Una mina. Sì, l'avevo più o meno intuito. Ecco perché ti hanno dato un rilevatore. Quando ne trova una, si accende una luce e il dispositivo dice in che direzione si trova. Tutto qua. Finché sai dove si trovano, le mine non possono farti Ma niente. Si possono... disarmare? Puoi perfino disinnescare e usarne i pezzi, se ti senti fortunato. Ok, il rischio di esplodere. Grazie per la spiegazione. Di niente, fai attenzione. Grazie davvero. Non riesco a vedere la direzione in questo momento, ma sarà perché sono in barca. Posso vedere la mappa? Sì. Abbiamo due punti di interesse. In effetti forse è il caso di andare immediatamente a esplorare. Ok. E vorrei trovare anche un punto elevato per poter dare un'occhiata con il binocolo in giro. Qui vedo onde che rappresentano schifi in acqua, ovviamente. Pesci mutanti malefiche. Sì, sento Tom. Forte e chiaro, Tom. Beh, non ti ho detto che ora i miei sanno che sei io, ma c'è gente di ogni tipo che si attira nella zona. Però se qualcuno se la prende con te non farti problemi. Ti sento molto male, Tom. Grazie, Tom. Lo terrò presente. Buona fortuna. Chiudo. Sento rumori di roba che è entrata pesantemente in acqua, quindi... procediamo. Vorrei poter alzare il volume della radio, ma sono sicuro sia possibile. Ok. Questo era uno dei due punti di interesse. Che roba è? Ah, quella luce era della barca, non era la mia. Interessante. E non ho visori notturni. E non ho niente con il silenziatore. Qui sento e vedo mutanti. Non mi sono fatto altri coltelli e non ne ho neanche uno, maledizione. Ok. Possiamo tentare di essere silenziosi il più possibile, ma... Ah, mi può servire. Oh, sì che può servire. Ma non so se riusciremo a evitare... Qui abbiamo un rilevatore che ci dice che abbiamo cose
di là. C'è altro? Forse dietro quelle grate? Al momento non possiamo farci nulla. Ci sono almeno altri due mutanti. Che pare siano girati. Ok, lì c'è qualcun altro. Lì rischiamo di essere palesemente visti, ma... pipistrellino malefico. Che lui è curioso. Rimani tranquillo. Ok, sei un po' chiappa all'aria. Non dei vetri là. Niente di utile verrebbe. Dobbiamo... potrebbe servire. Stiamo zitti che quello ci senta. Non abbiamo direttamente contatto di là. Messaggio per Kortz. Kortz, lascio questo messaggio nel caso non dovessimo incontrarci. Abbiamo trovato un deposito qui, forse abbandonato dai cacciatori notturni. All'epoca tu eri fuori città, quindi te li sei persi. Erano un gruppo piuttosto insolito che qualche anno fa seminò il panico da queste parti. Non erano molti, ma sapevano farsi valere e il loro equipaggiamento era fenomenale. Corazze complete, armi modificate da cima a fondo, ognuno aveva un visore notturno. Insomma, non si facevano mancare niente, in pieno stile squadra d'assalto. Di sicuro ci sarà qualcosa di interessante nel loro deposito. L'unico problema è che non so come entrare. Deve esserci una chiave o una specie di leva segreta, ma i proprietari hanno lasciato solo una stupida scritta. Chi ha occhi, vedrà. Che cazzo significa? Stronzate pretenziose, enigmi di terzo ordine. Non sopporto questo genere di cose. Stasian. Ci sarà qualcosa che si vede solo con un visore termico o un visore notturno? Forse. Ho paura a utilizzare la torcia. Qua dietro ci dovrebbe essere qualcosa. E qui è chiuso. Zaperto. Non ho idea di come si possa aprire, ma qui abbiamo qualcosa tecnicamente. Maledizione. Mi hanno sentito? Può essere utile. Dunque, forse stava camminando, ma... voglio capire come entrare là. Ah, forse dall'esterno. No, direi di no. Sì, qui... viene chiaramente suggerito che ci sia qualcosa qua dentro. Quello è sempre lì. Ok. Ok, si può passare da lì in caso, quindi cerchiamo di non scordarcelo. Per ora cerchiamo di pulire l'area e continuare la nostra esplorazione. Potrebbero esserci altri accessi più comodi e da lì poi si potrebbe magari soltanto uscire. È lì da dove siamo arrivati. Si può proseguire di là, ma pure di essere visto poi. Qui c'è qualcosa. Quelle. Quelle fanno male se non ci si sbriga. Ecco. Priodizza. Mi ha comunque fatto male. Ok, ora davvero non vedo più nulla.
Dove diavolo sta andando? Sento i passi. Temo che qui verremo visti e senza un pugnale non sarà bello. Ma io non vedo assolutamente nulla. Ah, è proprio andato da un'altra parte. Ok. Quindi è poi uno da questo lato. Eccolo lì. Ok. Allora forse conviene metterlo fuori gioco prima di andare a vedere di là. Sempre che si riesca a passare da qui, ma credo di sì. Ok, piano piano piano. Stai giù. E da qui si può proseguire, ok. Dovremmo poter camminare. Non dico correre, non vorrei esagerare nel caso ci fosse davvero qualcuno, ma... Io se... Nicavo niedo. No, poi se parlassi una lingua umana sarebbe meglio. Bottiglia Molotov. Altro che bottiglia. Molto meglio. Neploha. Ok. È stata una deviazione molto proficua. Sì, no, ho capito che qui ci sono cose. Purtroppo al momento ho qualche impedimento a proseguire di là. Ops, ho fatto il giro sbagliato. Questa simpaticone non l'avevo notata. Che bello. Ma questa era una scuola? Non saprei. Ecco altre di queste carinissime piante. Sì, qui a rischio di essere visti. Controlliamo qui non ci siano altre. Entità ostili. E andiamo. Ok. No! Visore notturno, visore notturno! Qualcuno mi ha rubato la barca. Bestiaccio. Ok, non ho potuto fare a meno di spararti. E lì mi hanno sentito. Qualsiasi cosa fosse, il nostro giocarcela sereni senza farci vedere è finito, eh. Mi sembrava stessero arrivando direttamente qui, ma...
Forse no. Ne vedo svariati e la nostra barca è stata avviata, ma... sento dei passetti proprio qua fuori, è quello che mi... ecco. Ha senso che io rimanga a sparare a queste creature? In più non viene neanche colpito. Chiaramente uno spreco di munizioni, direi, ma... potrebbero esserci cose utili qua e abbiamo due oggetti che non siamo riusciti mai a prendere. Sento dei passi dietro, ma... no! Un mutante in meno. Oh, quasi finito i colpi. Sentivo che era vicino, ma... maledizione. Oh shit. Non volevo fare questo. Grande spreco. Dove diavolo? Cosa? Ho le visioni? Un solo colpo quando sono di fuoco, ti prego. Almeno questo. Grandissimo spreco di munizioni. Lo spreco di così non esisteva, ma... ne sarà valsa la pena? No, chiaramente conveniva andarsene alla chetichella. Maledizione. Abbiamo le Molotov, ma siamo rimasti praticamente senza colpi. Ora, se noi provassimo... ah, ma questo non era un vero accesso. Forse passando esternamente con la... con la barchetta, ma... osh! Ok. Sento altri rumori. Carichiamo qui il tutto cortesemente prima di procedere oltre.
Ok. Quindi abbiamo ottenuto un visore notturno. E per quanto bello, non ci risolve tutto. Cosa ti ha... Ah, una statua quella, maledizione. Abbiamo modo di prendere quei due oggetti che abbiamo visto? Dubito. Non ho davvero idea. Aia. Vorrei vedere se ci sono altri punti di approdo. Ora, visto che abbiamo sprecato tutte quelle munizioni, quantomeno sarebbe bello. Attenzione, la manovrabilità di questa barchetta non è proprio delle migliori. No, non posso girare a destra per qualche motivo. Oh mio Dio. Ok, siamo incastrato. Stupendo. Facciamo manovra. Gira. Diavolo, non è difficile. Grazie. No. Temo davvero non ci sia altro modo di... No, ok, non ho idea di come si prendessero quegli oggetti. E ci sarà stato sicuramente un modo più intelligente di fare tutto, ma... Ok, abbiamo sprecato tutte le nostre munizioni contro dei mutanti, per cui ci sarebbe bastato correre e scappare. Stupendo. Ma che dire, almeno abbiamo ottenuto un visore notturno che sicuramente ci servirà. Aspetta. Chi ha occhi può entrare. Chi ha occhi può... entrare. Non è che ha a che fare appunto col visore notturno come stavo ipotizzando? Qui ci sono delle frecce, ma quelle le vedevamo anche senza il visore. Chi ha occhi? Corazze, insomma, non sto facendo mancare niente. Chi ha occhi vedrà. Una chiave o una specie di leva segreta. Ok. Ok, ci siamo, è lui. Dimmi che non devo sparare a cose, ti prego, perché... sono rimasto davvero senza munizioni. Schifo, fammi salire. Oh mio Dio. Aiutatemi, qualcuno mi aiuti. No, non doveva andare così. Grazie. Ok, togliamoci questo visore che credo non serva. Che schifo è quello? Non è schifo, è bello. Munizioni? Molotov a profusione? Ma questo posto era una miniera d'oro. Ok, allora ne è valso la pena tutto. Ne è valso la pena. Tu ragazzo, nient'altro? Qui conviene direttamente
Esatto, cambiarlo così. Visto che tanto non potremmo farci null'altro. Ok, quindi come siamo messi? Allora, 5 medikit. Non abbiamo ancora coltelli, quelli li potremmo fare. Adesso sì che potremmo, ma non facciamoli. Sistema a raffiche. E caricatore standard, fino a 30 proiettili finalmente, sì. Quanto ci costa un coltello di... non costa pochissimo un coltello adesso, per come siamo messi. Quindi... aspettiamo, ma diavolo! E abbiamo un upgrade per l'armatura che ancora non possiamo applicare, ma... che dire? Ce lo abbiamo! Ok, ok, ne è valsa tantissimo la pena di fare questo excursus esterno, anche se ancora sarebbe convenuto non sparare a tutto lo sparabile, ma... yeah, questo è un altro discorso. Usciamo da qui e proseguiamo. Oh mio Dio.